La nuova allerta a maltempo in provincia di Latina e Castellinumani, ma anche ad Anzio e Nettuno, previste piogge temporali. L'uomo investito questa mattina a Latina è grave, il sinistro in via Emilia. Un delfino trovato morto sulla spiaggia di Fondi, e allora vedremo di cosa si tratta e perché. Le Letri, carcere al collasso, arriva la denuncia da parte del sindacato. Terracina all'ospedale, la lettera al manager da parte del comitato ospedale. Il calcio questa sera in Serie C in posticipo Casertana a Fondi, ma nella pagina sportiva, oltre al calcio, parleremo di basket e la bella acquista, conquista, una vittoria importante a Reggio Calabria. Ritrovati e benvenuti a questa edizione del Lazio TG, dedicato ovviamente al nostro comprensorio. E allora in apertura parliamo del maltempo e dell'allerta, ovviamente, per quanto concerne il maltempo, una nuova allerta previste secondo il servizio meteo regionale, piogge temporali almeno fino alla giornata di domani. Vediamo con l'ausilio del cartello cosa ci aspetta per il pomeriggio. Vedete dalla grafica, nel pomeriggio sono previste precipitazioni abbondanti, insomma dalle 16 diventeranno consistenti e poi modeste almeno fino alle ore 20, questo per quanto riguarda la giornata odierna, quindi la serata, ma l'allerta maltempo ci sarà anche nella giornata di domani, che è la giornata di martedì, secondo il servizio meteo regionale. Insomma, sole e poi all'improvviso raffiche di vento e pioggia, come possiamo vedere anche da queste immagini, hanno caratterizzato sia il pomeriggio di ieri, la serata di ieri, ma anche la mattinata odierna. Questo dovremo attenderci praticamente nelle prossime ore. Tempo schiarite, ma poi all'improvviso pioggia forte, temporali e raffiche di vento. Questo almeno per quanto concerne, ripeto, le previsioni del servizio meteo regionale, e quindi la Protezione Civile, in virtù di queste previsioni, ha diramato l'allerta maltempo. Insomma, la primavera è ancora lontana, anche perché nei prossimi giorni, sempre secondo quello che è il servizio meteo regionali, anche nel nostro comprensorio dovrebbero calare di nuovo le temperature, quindi temperature che dovrebbero abbassarsi di nuovo, insomma temperature prettamente invernali anziché primaverili. Questo per ciò che concerne ovviamente il tempo. L'augurio, come sempre, è che queste piogge temporali, soprattutto il vento forte, non creino ovviamente disagi enormi alla popolazione e ovviamente anche alla viabilità. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto, a proposito di viabilità, un uomo è in gravi condizioni a Latina. Si è registrato questa mattina un investimento esattamente in via Emilia. L'uomo di 38 anni stava attraversando la strada ed è stato investito da un'auto. Subito sono scattati i soccorsi e l'uomo di 38 anni è stato subito portato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sono gravi. A proposito di incidenti, è stata un'altra mattinata di passione sulla Pontina, in particolar modo per i pendolari, perché c'è stato un nuovo incidente, insomma uno al giorno, con le inevitabili proteste degli automobilisti. Più che proteste, gli automobilisti sono purtroppo esasperati perché nulla possono fare. Stamane c'è stato nella direzione tra Latina e Roma, all'altezza di Castel Romano, come vedete, si sono scontrati un'auto e un mezzo pesante, vedete nei rilievi dell'Astral. È inutile dire che la responsabilità è anche del maltempo, del violento nubifragio che si è abbattuto stamane, e praticamente il traffico è rimasto paralizzato, enormemente rallentato nei pressi di
Pomezia, e in molti devono scegliere strade alternative. Anche ora per il pomeriggio è consigliabile scegliere strade alternative, anche perché ancora il traffico risente di questo incidente. Inutile dire che insomma questi incidenti si stanno verificando quotidianamente, mettono a dura prova gli automobilisti, ma soprattutto i pendolari. Parliamo ancora di cronaca con la vicenda che riguarda il delfino, questo delfino che è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Torre Canneto, praticamente a fondi. È stato il WWF a rendere noto la notizia, e ovviamente c'è da capire il perché di questa morte. Ulteriori accertamenti saranno svolti dal personale della Guardia Costiera per capire le cause della morte, soprattutto le cause che hanno portato il delfino proprio sulla spiaggia di Fondi. Parliamo adesso invece della politica, della crisi al comune di Rettuno, anche se il sindaco Angelo Casto non parla di una vera e propria crisi, ma i problemi all'interno dei 5 Stelle ci sono. Come del resto era stato annunciato questa mattina, 5 dei 6 assessori hanno riconsegnato e hanno formalizzato le loro dimissioni dalla giunta. Tutto questo ovviamente, come era stato già in precedenza annunciato, il sindaco, qual è stato il commento del sindaco? Il sindaco ne prende atto. Quindi azzererà probabilmente, formerà una nuova giunta, non è a rischio l'amministrazione, ha detto questa mattina Angelo Casto, che parla di crisi di tipo relazionale, una frattura tra una parte della maggioranza e gli assessori. Sono persone che hanno lavorato bene, ha detto il sindaco Casto, in maniera straordinaria, sia per quanto riguarda gli assessori dimissionari, ma anche i consiglieri. Come tutte le famiglie, ha minimizzato il sindaco, ci sono gli screzi interna. Comunque sia, è già al lavoro il primo cittadino per ricucire la frattura, probabilmente nominerà una nuova giunta, però insomma per i 5 Stelle è un momento difficile per quanto riguarda la politica a livello amministrativo, perché ricordiamo anche la sfiducia a Pomezia. Il sindaco Fucci l'altra sera è stato sfiduciato e arriverà nelle prossime ore il commissario, perché la sfiducia dopo che il sindaco Fucci aveva ribadito la volontà di ricandidarsi per proseguire il lavoro svolto. Infatti Fucci si ricandiderà sindaco ma con una lista civica e non con il Movimento 5 Stelle, mentre, come del resto avevamo sottolineato, proseguono gli incontri, diciamo, proseguono i colloqui a livello regionale tra Zingaretti e il Movimento 5 Stelle, che potrebbe addirittura dare un appoggio esterno su temi importanti al governatore Nicola Zingaretti. Cambiamo argomento, andiamo ai Castelli Romani, parliamo del carcere. Perché? Perché un carcere al collasso, problema sicurezza, carenza di organico. Nelle scorse settimane c'è stata anche un'aggressione ai danni di un ispettore e di un assistente capo. Insomma, la situazione è difficile e arriva la denuncia da parte del sindacato con il segretario regionale dell'UGL che si occupa della polizia penitenziaria, Carmine Olanda. Vediamo l'intervista. Carmine Olanda, qual è la condizione attuale del carcere di Velletri? Attualmente al carcere di Velletri viviamo una situazione abbastanza critica perché la carenza di personale sta facendo in modo che il personale, insomma, soffre nei servizi. Si stanno facendo turni di 8 ore e la situazione è disperata. Il carcere ha una capienza di 411 posti letto e attualmente gestiamo intorno ai 558 detenuti. Ma la cosa più grave è che ultimamente il Dipartimento ha emanato un provvedimento che fa rientrare in sede di appartenenza ben 19 agenti, perché all'epoca erano stati distaccati per l'apertura di un nuovo padiglione. Il carcere è sovraffollato, ma a fronte dell'attuale popolazione di detenuti, oltre 500,
quanti agenti di polizia penitenziaria dovrebbero esserci? Dovrebbero esserci intorno alle 250 unità, insomma, perché attualmente il carcere viene gestito da soli 104 unità che coprono i servizi su tre quadranti, facendo turni da 8 ore. Attualmente la carenza ammonta a 77 unità, ma ogni anno va ad aumentare questo numero perché ci sono pensionamenti e quanto altro. Noi quello che chiediamo al Dipartimento è la revoca immediata del far rientrare le 19 unità nelle sedi di appartenenza, e se proprio non revoca questo provvedimento, noi non possiamo imbarcarci di ulteriori carichi di lavoro, ma chiediamo il rispetto dell'accordo quadro nazionale, cioè chiediamo con forza che ci venga rispettata il servizio a 6 ore, cioè quello che è previsto dalla normativa vigente. Questo noi lo chiediamo. Beh, insomma, la vicenda delle carceri, insomma, è sempre di stretta attualità. Anche il carcere di via Spromonte a Latina soffre per quanto riguarda il sovraffollamento e la carenza di organico. Parliamo adesso invece di sanità, lo facciamo prima da Terracina e poi andando a Priverno. A Terracina torna a...